Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Mi chiamo Miria e sono The Book Hunter, sempre a caccia di libri da leggere. Oggi è l'ultimo del mese e che per chi mi segue da un po' di tempo a questa parte sa già che oggi è un video speciale. È un video dedicato a Indie Books. Indie Books è un progetto ideato da Eleonora del canale Miss Tortellino, che trovate sia su, qui su YouTube che su Instagram. È un progetto che dà luce e promuove le case editrici indipendenti. Ovviamente, sono case che non hanno modo di farsi una pubblicità così a vasta scala come potrebbero essere le grosse case tipo Mondadori o Feltrinelli, per cui si cerca di dare lustro anche a queste case che comunque offrono una vasta e assortita gamma di narrativa e non solo, saggistica, hanno un po' di tutto. Cosa succede quindi? Si estrae a sorte ogni mese una casa editrice e chi decide di partecipare sceglie dal catalogo una o più letture da portare l'ultimo del mese per fare una recensione di questa casa. Questo mese abbiamo come casa editrice Black Coffee Edizioni. Dopo aver dato un'occhiata al catalogo, perché c'erano tantissime letture che mi interessavano, alla fine ha vinto quella che mi ha colto di più nel cuore, diciamo, cioè Biloxi di Mary Miller. Stavolta ho la fortuna di farvi vedere anche il libro, perché anche questo l'ho preso in prestito in biblioteca, ma ho preferito fare un video mentre ce l'avevo ancora. Di solito l'ho già restituito. Un po' come Sur Editori, un po' come Sur Edizioni, anche Black Coffee si occupa di narrativa nordamericana. Si occupa di nuovi autori, di opere inedite o ingiustamente dimenticate, ma anche poesia troviamo all'interno del catalogo. Tra l'altro, Black Coffee ha anche una rivista editoriale che si chiama Freemans e un podcast su cui pubblicano mensilmente. Allora, Biloxi è di circa 200, un po' meno di 300 pagine, e l'ho trovata al prezzo di 15 euro. È un bel volumetto con un carattere decisamente pratico da leggere. La storia di cui vi parlo oggi si svolge a Biloxi, una cittadina nel sud degli Stati Uniti, nel bacino dove sfocia il Mississippi. Il nostro protagonista è Lewis McDonald Jr. È un sessantenne, soprappeso, con una vita un po' disastrata, nel senso che è separato dalla moglie, si è appena separato dalla moglie, ha un pessimo rapporto con la figlia, non conosce praticamente la sua nipotina, sta per andare in pensione, è appena morto suo padre e sta aspettando l'eredità. E in questo frangente della sua vita, secondo me, lui non sa bene cosa farne. Mentre sta viaggiando nella sua auto, sbaglia strada. Si trova in un quartiere diverso da dove era destinato. Viene colpito da dei palloncini e da un cartello che reca scritto "Cani in regalo". Non sa bene neanche lui il perché, ma si ferma. Gli viene mostrato un unico cane rispetto a quello che vi era proposto nel cartello, cioè una gran massa di cuccioli di cani in regalo. L'unico cane che gli viene mostrato è Laila, un border collie bianco e nero, dal pelo morbidissimo, con degli occhi molto umani, in grado di esprimere molte emozioni, leggermente sovrappeso, e Luis sente già per questo cane un legame, un nascere un legame, per cui si porta via Laila e insieme così iniziano le loro avventure.
loro strane avventure, tra l'altro. Se vi aspettavate come me, leggendo la trama, di affrontare le tematiche riguardanti la storia, il rapporto che c'è fra uomo animale, fra cane e padrone, non sarà il solito percorso. Nel senso che sì, abbiamo evidentemente un confronto fra cane e padrone, però non sono quelle solite storie in cui l'animale è la chiave di tutto e sbloccherà il mondo, paf, felicità e amore ovunque. È un percorso un po' più difficile qui. Possiamo dire che, metaforicamente, paragonarla a un percorso per arrivare alla meta, purtroppo non si può scegliere il percorso più facile, ma per arrivarci bisogna fare un giro un po' più lungo, più arzigogolato e pieno di ostacoli. Sicuramente questo libro è la crescita personale del protagonista, una crescita molto lenta. E certamente indirettamente possiamo dire grazie anche al cane. Ma Luis è un personaggio a cui non ci si può affezionare. Ha talmente tante prerogative che mi rendono proprio indisponente verso di lui. Innanzitutto è vittima sicuramente della sua solitudine. È un uomo depresso, un uomo che sembra essere ancora innamorato della moglie, ma non fa niente per riconquistarla, anzi questa addirittura si rifà tranquillamente un'altra vita nel frattempo, perché ormai il loro rapporto è completamente distrutto. Non ha nessun interesse a volersi legare alla figlia. Per sua stessa ammissione dice che si vedono solo 2 o 3 volte all'anno, nonostante stiano a pochi chilometri di distanza. Non ha cura neanche della sua salute. Cioè mangia in modo sconsiderato, ha dei problemi di diabete, non se ne fa tanto cura. Addirittura a un certo punto sarà ossessionato dalla moglie di un altro, a suo discapito, tutto a suo discapito. Tutte le volte che apre bocca, Lewis è riuscito a infastidirmi. Praticamente sempre. Volevo leggervi un passaggio, siamo a pagina 117. Ripensai a tutte le volte che avevo visto piangere una donna che amavo. Con l'andare del tempo non ti spezza più il cuore come la prima volta, non faceva più lo stesso effetto, finché a un certo punto diventa solo lo spettacolo orribile e inguardabile che effettivamente era. Dopo un po' riprende, come faceva a importartene qualcosa dopo un po'? Ecco, già in questa frase non potevo fare altro che volergli male. Cioè, come puoi pensare di soffrire sempre di meno fino a non importarti più niente della persona che davanti a te sta soffrendo, la persona che ami? Cioè, per me è una cosa impensabile, non potrei mai arrivare a una cosa del genere. Lo stile della Miller mi è piaciuto molto perché è semplice, quasi colloquiale, e infatti entriamo subito nella mentalità di Lewis, nonostante siamo, come me, possiamo essere in disaccordo col suo pensiero, comunque riusciamo a entrarci molto bene. In modo molto leggero, sempre rimanendo in superficie, la Miller ci parla anche di tematiche molto importanti, che fra l'altro sono molto sentite anche nei paesi, negli Stati Uniti meridionali. Certo, non esprime la vera e propria opinione, ma fa solo vedere la mentalità che c'è nel sud degli Stati Uniti, con poche frasi poi fra l'altro, quindi non è che faccia, non entra fortemente nel merito. Comunque si parla di razzismo, molto spesso Lewis fa riferimento ai neri pensando se magari può essere considerato un atteggiamento razzista, cioè fa discorsi delle volte anche qui molto difficili ecco, che non aiutano certamente a affezionarsi al personaggio. Poi si parla anche dell'uso delle armi e al fatto di voler limitarlo e poi anche di politica. Viene tirato fuori anche Trump, quindi.
L'unica cosa che posso essere felice è che comunque alla fine, senza fare troppi spoiler, comunque alla fine il nostro personaggio crescerà, diventerà una persona migliore, avrà attivato quello step, quello scalino per poter proseguire nella sua crescita. Certo, è sul primo scalino di una lunga, di una lunga salita, però è già qualcosa. Ci sono due episodi che mi hanno colpito particolarmente. Uno è quello dell'uccello che colpisce ripetutamente le finestre della casa di Lewis. In modo sistematico e ossessivo, questo uccellino, in orari prestabiliti, si sfracella nel tipo kamikaze nel vetro. Questo fino a circa, quasi fino alla fine del libro. E secondo me è una sorta di metafora della vita di Lewis. Lewis continua a sbattere la testa nello stesso identico punto, è sempre fermo lì, è costantemente lì e non fa niente per migliorare sé. Quando finalmente capisce che deve uscire da questa situazione, da questo continuo vortice autodistruttivo, allora l'uccellino sparisce. Non si sa bene se sia un poveretto, se sia morto o finalmente abbia preso altre strade, però l'uccellino sparisce, quindi significa che Luis ha capito come uscire dal gorgo. L'altro episodio è più legato a me personalmente. Ci troviamo all'inizio della storia in cui Luis e Laila fanno il loro primo ingresso in un'area sgambamento cani e in questo giardinetto vengono a conoscere Pat e il suo cane che è un Rottweiler. Beh, io ho avuto l'onore di avere un cane di questa razza e senza essere discriminatorio verso altre razze o meticci, perché ho anche un meticcio, quindi ogni cane è a sé e ha un'anima pura. Posso dire che nelle poche righe in cui scrive la Miller, il Rottweiler viene descritto proprio perfettamente. Cioè, voi avete questo grosso cane nero che incombe verso di voi. Ovviamente il primo pensiero è un po' titubante o di paura. E subito infatti la padrona gli corre dietro e dice a Lewis di non avere paura perché è buonissimo. Mi sono trovata tante volte in queste situazioni perché chi è dall'altra parte non conosce il cane e quindi avere a che fare con un colosso di quel genere è sempre discriminatorio, purtroppo, perché le notizie, la cronaca porta sempre dei fatti brutti rispetto a questa razza di cani aggressivi, di cani che fanno del male. In realtà è un cane dal cuore d'oro che non è nato per la violenza, è un cucciolone che è docile e molto equilibrato, adatto a stare con qualsiasi animale e persona di qualsiasi età. E mi ha fatto piacere, è stata una piccola rivincita trovare questa piccola descrizione in questo romanzo, perché è sempre stata un po' bistrattata, è una razza molto bistrattata, come molte altre, e mi dispiace sempre quando sento queste notizie. Insomma, è stata una piccola vittoria per il Rottweiler, yeah. Bene, sono arrivata in fondo anche a questo video, spero che vi sia piaciuto, se sì, lasciatemi un like e vi aspetto nei commenti per sapere le vostre opinioni. Vi consiglio di guardare anche le recensioni degli altri partecipanti di questo mese per Black Coffee. Sono tutte letture molto interessanti, hanno un catalogo veramente ben assortito. Prossimamente leggerò qualcos'altro di loro. Detto questo, spero che nel frattempo fate delle buone letture, buona caccia a tutti e ci vediamo al prossimo video.